Bene, buonasera amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, stiamo trasmettendo per l'appunto da Međugorje e abbiamo con noi Michele Vassilli e iniziamo prima innanzitutto sempre mettendo sotto il manto di Maria e sotto la protezione dello Spirito Santo, nel nome del Padre, del Figlio e Figlio dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Bene, questa è una grande fortuna avere con noi questa sera Michele, per cui lui ha più o meno, dovrebbe avere la mia età, non gliela chiedo anche Più o se si può meno. chiedere più o meno, è proprio testimone dall'inizio delle apparizioni, dell'inizio della venuta della Regina della Pace. Siamo per l'appunto con la trasmissione odierna del tempo della Regina della Pace, e per cui chiedo subito a Michele. Cos'è successo quel giorno che lui ha visto, che è successo, che ha sentito che stava succedendo qualcosa in Međugorje? E ti chiedo di poterci raccontare qualcosina di questa esperienza inizialmente, poi approfondiamo nel tempo della Regina della Pace con questo che. Buonasera a tutti. Allora, sì, io sono nato a Međugorje, 81, quando la Madonna appare prima volta, avevo 14 anni. Una dei veggenti Ivanka andava a mia classe, altri andavano uno prima, uno meno, così lo conoscevo tutti anche prima che apparsa la Madonna. E so che erano i ragazzi normali, come tutti noi. La prima volta, quando ho sentito quello che è successo, certo che non capivo tanto, perché da noi qua non si sapeva che esiste Lourdes, che esiste Fatima, che la Madonna è già apparsa, e certo che era una cosa nuova, e eravamo curiosi di sapere tutti che cosa è successo, ma certo che tutti abbiamo avuto anche la paura. La La paura. paura perché non si capiva che cos'è, se è una cosa di Dio, se è una cosa di Satana, se è una cosa non si, strana comunque. Ecco perché tutti noi della parrocchia, i primi giorni, andare verso la collina e capire cosa succede. Io sono nato sotto il Križevac e la prima volta i piedi davanti alla collina era. Mi Giorno, il ricordo quinto che era giorno. domenica pomeriggio, era giorno bellissimo, siamo andati i piedi tutti. Siamo dove c'è adesso il parcheggio del Pullman, quella zona lì. Sì. Abbiamo aspettato per vedere cosa succede. E io mi ricordo che eravamo un gruppo di Trentina, dove ero io, che un momento è venuta una ragazza in mezzo a noi e guardava verso la collina e mi hanno detto gli amici che lei è una di loro sei che dice che vede la Madonna, che è Maria. Io conoscevo Maria, Maria, Maria. ecco, conoscevo Maria anche prima che apparsa la Madonna, perché andavamo alla stessa scuola. Quando è venuta lei mi hanno detto che lei è una di loro sei che dice che vede la Madonna. Ecco, prima volta che vedo una veggente. Una tua amica, Prima era una Maria oltretutto era una normale, tua amica. che è Maria. Io non sapevo dove sono gli altri veggenti né chi sono. Giorno dopo, che già quel giorno non potevano stare insieme perché era la polizia che li seguiva, allora sono andati a diversi posti lungo la strada e hanno aspettato. E non sapevo come loro salivano, dove erano, ma ho visto molto bene come Maria andava sulla collina, e posso dire che per me personalmente erano i due segni, perché io guardavo Maria e aspettavo per vedere cosa succede, e mi ricordo che lei, guardando verso la collina, in un momento diceva solo una cosa: eccola la luce, adesso dove è stata la prima apparizione. Quando lei ha detto la luce, abbiamo tutti guardato verso la collina perché volevamo vedere anche noi la luce. Io Certo. non ho visto nulla. Devo dire la verità, ho guardato, ho cercato, non ho visto nulla. Di nuovo guardo Maria, ma è tutto in un secondo. Invece Veloce. lei dice la Madonna. Oh, mamma mia, prima la luce. Prima la luce, dopo 3 secondi dice solo la Madonna. In croato si dice Gospa. La Gospa. Certo, Quando lei ha detto Gospa, subito tutti noi abbiamo, perché anche noi volevamo vedere la Madonna, è una cosa se te la naturale. vedono. Non ho visto nulla. Per me la collina era come Come normale. Di sempre. nuovo guardo Maria e lei non si ferma a spiegare a noi. Lei dice solo la Madonna e cominciava a correre verso la collina. Chi andava solo prima sa che com'è la strada Sì. e sa che non è facile neanche salire, ma soprattutto se vuoi correre sulla collina, se non guardi la strada cadi, Certo, vero? Non era facile certo. correre. Comunque io mi ricordo che correvo dietro di Maria. E la cosa prima strana per me è stata che Maria non guardava le pietre mentre correva. Cioè aveva sguardo verso l'alto e correva. Come non cadeva io non lo so. Cui lei beveva la Madonna Lei vedeva la mentre. Madonna. E tutti noi abbiamo corso dietro di Maria. La prima cosa strana, diciamo, primo segno personale per me era quello che lei mentre correva non guardava la strada, non guardava dove mettere il piede, ma non cadeva. Dopo mi ricordo che sono rimasto arrabbiato.
perché mi ha scappato. Che è scappata, Mi ha la Maria. scappato a tutti noi perché? Perché lei non si fermava davanti ai rovi. Male. So che nessuno di noi 30 che abbiamo seguito Maria quel giorno, quel pomeriggio, non abbiamo potuto passare dove passava lei. C'era anche un altro segno che Ci avete quello. dovuto Siamo muovervi, andati un po' a sinistra, un po' a destra, certo. abbiamo cercato la strada per salire, invece lei andava zitto. Forse 10 E minuti. anche quello è già un segno È un segno per me particolare, personale, forte, che lì ho. Strano, sovrannaturale, comunque. non Comunque, così. dopo 10 minuti, forse erano già 5-6 mila persone, so. Era Già. tutto strapieno, sì. Ho accennato davanti ai veggenti. La prima volta ho visto chi sono i veggenti, perché loro erano in ginocchio, avevano sguardato intorno. Siamo stati in piedi o in ginocchio, abbiamo guardato verso di loro. Io di nuovo guardo loro sei. Ci vedo che loro vanno verso il cielo, guardo verso il cielo perché di nuovo voglio vedere la Madonna come loro. Invece io non ho visto nulla, di nuovo. Mi ricordo che finisce, si alzano e raccontano a noi quello che è successo. Io ho chiesto tanti anni dopo, Maria, solo una cosa. Mi puoi raccontare come correvi così veloce? E lei mi dice, io non mi ricordo neanche un metro. Davanti a quel sguardo, davanti a quel sorriso, come non lo so. Lì ho capito che non era la sua forza che correva. Comunque, la prima volta quando io ho assistito a un'apparizione era quel giorno. Quel giorno Era lì. domenica, quinto giorno. Io posso dire che sono stato più di 1000 volte. Posso dire che la Madonna io con gli occhi non ho visto mai. Ma comunque dico un'altra verità, sempre. L'apparizione, quando sei presente, per me è il segno che la Madonna è stata lì. C'è la benedizione che lei ci dà, si sente. Per quello consiglio ai pellegrini che arrivano a Medjugorje di non cercare i segni, perché il Signore ha scelto loro sei, che sono i veggenti, che hanno quel dono, e tutti noi credo che possiamo sentirlo nel cuore, che è importante questo. Questo assolutamente Ecco. scondividamente di quello che dice ogni parola, infatti anche noi accompagnando ogni tanto quello che guardate il segno nel vostro cuore, perché è dentro che il cambiamento sia la conversione. Sappiamo che Medjugorje è chiamato il più grande confessionale al Anzi, mondo. anche Tu. la Madonna consiglia, ha detto che arrivano a Medjugorje, che il primo passo che lei desidera è quello di andare a confessarsi. Perché io so, prima di venire a Medjugorje, che tanti dicono, quando vai sulla collina e prega per me, hanno già una lista. La prima cosa che loro dovranno fare è questo di andare a confessarsi. Il E sacramento della tutto il resto confessione. ci pensa lei. Tutto il resto ci pensa Ci la pensa lei, Madonna, dobbiamo fidarsi, dai. dobbiamo Sì, sì, sì. fidarci. Hai vissuto qua per tutti questi anni, per cui tu hai continuato a abitare qua, hai fatto una famiglia e hai vissuto proprio queste. Sì. Sì. Per cui quando arrivavano i primi pellegrini che venivano ospitati nelle case, perché. È vero, sì, i primi pellegrini che sono arrivati a Medjugorje hanno cercato a mangiare e dormire alle case perché gli alberghi non ci sono, le pensioni non c'erano. Allora io dico sempre scherzando, un giorno puoi fare digiuno, secondo giorno, ecco, è così i primi pellegrini che sono arrivati a Medjugorje non hanno cercato alberghi a 5 stelle come adesso, cielo aperto. Bellissimo, Tante mille volte, stelle, ecco, un bellissima albergo questa, bellissimo, 1000 stelle solo bellissima davanti a. Michele, è una chicca che Sì, non sì, avevo sì, mai sì, pensato sì, sì. di. Comunque mi ricordo, siccome io abito sotto il Križevac, che tante volte arrivano i sacerdoti con bussavano alla casa Sì. e da noi c'è una. Si offre quello che hai. Era così. È un'opera di misericordia Sì, era anche così una corporale, alloggiare i tradizione. Dopo, se pellegrini. viene un sacerdote, si offre. Cioè, io dovevo andare fuori dal mio letto, si prepara. Era così, era stato bello. Bello. Tanti adesso, dopo 35 anni, dicono Medjugorje non è come una volta. Io dico, è vero, ma neanche i pellegrini non sono come una volta. Dovete anche voi avere un po' umiltà e semplicità e cercare le famiglie. Comunque è Medjugorje, ma quando parlo i primi giorni mi pare che è stato tutto ieri. Per Mamma mia. quello che viviamo giorno per giorno. Giorno Giorno per per giorno si va giorno. avanti, è così. Non dobbiamo contare quello che è stato. E la Madonna con noi sta 35 anni, ogni 35 giorno. anni ogni Tanti giorno. mi hanno fatto la domanda come mai così tante apparizioni, io non credo, come mai così tanti messaggi. Io dico forse quando finiranno apparizioni, quando cominciano i segreti che per esempio. Certo, Ma lei perché 81 dice io sono. È la pace. siamo nel pieno È di la una pace guerra, no? Come per dice quello Papa forse un Francesco. giorno dobbiamo cambiarsi oggi. E io cerco di vivere così. Certo che sono passati tanti anni, 35 anni, anche si sa. Io dico sempre, siccome la Madonna ha detto finché sono con voi. È tempo della grazia, allora cerchiamo di approfittare finché abbiamo quella grazia con noi, fare qualcosa di più, così non sarà Assolutamente, tardi. assolutamente, condivido, io ho avuto quella grazia del 98 Sì. e ho sentito quella pace, Finalmente, come tanti, perché veramente in Medjugorje quante persone
anni, Ma non si 70-80 milioni di sa, non persone, si sì, sa più o questo. meno è Solo il un Signore sa numero. quanti Solo sono il Signore esatti, sa sì. quanti. Abbiamo leggermente il segnale debole, però è così, siamo in Međugorje, qua abbiamo un wifi un attimino, però vedo che Siamo fuori anche dall'Europa, siamo fuori eh? dall'Europa e siamo in paradiso, com'è che dice quella canzone, non si va in cielo col cielo, non si può chiamare. E qua siamo in... un'altra cosa che ti volevo chiedere, Michele, tu hai conosciuto anche Padre Ioso, Sì. per cui hai visto Padre Ioso, la persona che era e quanto poi... Quando è arrivato Padre Slavko? Perché poi avete avuto Padre Sì, Slavko. cioè, sono stati tanti, tanti sacerdoti, diciamo, importanti. Padre Oso è arrivato 6 mesi prima che è apparsa la Sei Madonna. mesi Sei prima. mesi prima era a una parrocchia, posso uscire, una parrocchia abbastanza chiesa, e i comunisti hanno cercato del nostro vescovo che sposta che così tanti giovani vanno in chiesa. Allora gli hanno spostato dalla parrocchia a Međugorje, una abitanti di tutta parrocchia, e loro erano contenti perché hanno spostato quel sacerdote in una parrocchia piccola, e immaginate la rabbia che hanno avuto, che 6 mesi dopo hanno sentito che è apparsa la Madonna Oh dove? mamma A mia, Međugorje l'hanno oh ricevuto il mamma sacerdote, e loro mia. hanno pensato subito che questo è un giorno e non è stato a Međugorje. I primi 3 giorni era in Zagabria, faceva esercizi spirituali, mostra incontra una parrocchiana che lo dice che cosa succede in sua parrocchia, che lui non sapeva nulla, perché a 35 anni non c'era Facebook. Vabbè, non c'è da Non c'era Wi-Fi, così non si sapeva, come in adesso che si sa tutto subito. un attimo. Allora pensava subito, ma è un gioco dei comunisti, di nuovo loro mi danno Vogliono coltelli. screditare Lui la Chiesa. è venuto in parrocchia, ha chiamato subito i veggenti, dicendo, parlando con loro capirò che cosa è successo, capirò chi di loro ha indovinato quello. Invece ha parlato con i veggenti e non ha capito nulla, perché hanno avuto le risposte normali. Ma mi ricorda che i primi pellegrini che sono arrivati Andavano alle tutti. 5 era strapiena, alle 5 e un quarto era vuota, perché tutti andavano, rimanete qua, Dio sta in chiesa, non dovete cercare Dio sulla collina, facciamo le preghiere qua. Invece 5 e un quarto lui rimane Svuotava. da solo, tutti vanno lì. Così è stato i primi giorni. E scappando tramite i campi vanno in chiesa. Invece non sapevano che in chiesa c'era Padre Oso, poveretto, è rimasto di nuovo da solo. Tutti vanno sulla collina. E lui dice, si è messo in preghiera, perché voleva. Era Certo. da solo in ginocchio davanti a Gesù, e dopo tanti anni a raccontare parole, esci fuori e proteggi i miei figli. Fuori, Questa voce da... nella chiesa, non nel Sì, cuore, sì, sì. gira, non c'è nessuno in chiesa. In 2 minuti, 2 secondi dopo si apre la chiesa, e dal giorno dopo fino adesso sempre c'è me la messa serale. C'è la messa Perché a serale. Međugorje non c'era mai prima la messa sera, sempre al mattino era. E lui, per tenere la gente insieme, ha detto il giorno dopo rimaniamo qua, facciamo la messa, così voleva tenerli lì. I Bellissimo. veggenti sono stati in chiesa. Padre Oso era accanto a loro, e chi stava prima a Međugorje sapeva che loro stanno in piedi, cominciano a pregare al momento quando si buttano in ginocchio, È il al momento momento dell'apparizione. dell'apparizione, ma tanti anni dopo lui ha visto la Madonna. E Anche da lui. quel E giorno ha cambiato tutto. È da quel diventato. giorno ha cambiato È tutto. cambiato tutto, da quel giorno è diventato testimone come i veggenti. Testimone 2 mesi dopo gli forte. hanno portato in galera, ha sofferto tanto, ma Dopo lui, 2 mesi l'hanno arrestato. ricordo che i veggenti durante l'apparizione hanno chiesto alla Madonna di aiuto per Padre Oso, e la Madonna ha risposto, non vi preoccupate per il vostro parroco, io sarò con voi, io lo proteggo. E con tutti i problemi che la Madonna è rimasta sempre con lui, Sempre a fianco. sempre a fianco con lui. Quello è vero, sicuramente a Per fianco. questo io lo conosco da piccolo, perché mi ricordo che anche prima che è apparsa la Madonna, lui veniva come parroco a casa nostra, ci raccontava. E allora per me, con tutti i difetti che abbiamo, noi, Chi ha avuto questa mi grazia di dispiace per i conoscerlo? pellegrini che adesso arrivano a Međugorje, E so che prima no, andavano tutti a Padre Oso, che sì, adesso non c'è un quando sacerdote era a come lui, Shirok, Scirocchi, quando metteva la mano sopra la testa, che aveva il dono di dare il riposo dello tanti spirito, doni, tanti ma doni. aveva tanti Sì. doni. E chi ha avuto quella grazia per l'appunto di conoscerlo, perché Sì. grazie a Dio ci sono tanti pellegrini che hanno questi ricordi. Io ho avuto questa fortuna di pregare appunto a Scirocchi e Padre Ioso iniziava a pregare che erano le 2:30 di pomeriggio con una chiesa con 2-3 mila persone, non so quanto tiene quella chiesa, più o meno Più o meno, sì. anche quello, e tutti incollati lì fino alle 7, 6:30, erano 5 ore di preghiera con quel Passano crocifisso veloci. sul lambone Sì. ed era un fantastico, poi sappiamo benissimo. E poi è arrivato Padre Slavko.
82, lui è arrivato perché era psicologo, è nato vicino a Medjugorje e gli hanno Sì. chiamato di seguire i Virgen, anche lui ha cambiato la vita. Per cui l'hanno mandato un attimino come di vai a studiare, vai a Sì. capirci un po' qualcosa se non era Comunque possiamo tutto. ringraziare al padre Slavko, il programma che abbiamo adesso sempre al mattino, anzi quando hanno arrestato padre Ioso. Sì, cos'era? Alle 7:30 o alle 7 Era mattina? Alle sette e mezza sette e ogni mezza giorno ogni e dopo giorno. al domenica alle 8 alle 11. Quando hanno arrestato padre Ioso sono arrivati i comunisti nell'ufficio parrocchiale, c'era lì il vice parroco. All'ufficio parrocchiale. E i comunisti hanno detto a loro, perché hanno inchiodato la chiesa, non si può più fare la messa a Medjugorje alla sera. Non era mai, sempre al mattino. E E quel certo. sacerdote, siccome era un po' strano, ha detto ai comunisti: fare quello che noi vogliamo. Bellissima, Comunque, bellissima. la messa Era è dura continuata. comunque. Era dura, ma la Madonna è Cioè, stata vicina. sono sicuro perché io appunto mi hanno raccontato, no, di tante persone che venivano anche arrestate. Cioè. Sì, diciamo, tanti della parrocchia sono stati arrestati solo perché hanno detto quello che hanno visto. Se Solo hanno visto perché. un segno straordinario che è stato, che abbiamo E visto i tutti, ragazzi perché perché non sono stati perseguitati, cioè arrestati erano proprio? minori. Perché erano Erano minorenni? minorenni, non potevano portare in prigione. Non. Invece alcuni parrocchiani che hanno detto che hanno visto fenomeni su Križevac sul sole e li hanno portati in galera. Ah, per cui appena che hanno detto che loro hanno visto qualche Sì, cosa, tipo via. si parla tanto a Medjugorje anche in Italia. Anche dicono tante bugie sui veggenti. Io Tantissimo. credo che è venuto il tempo che dobbiamo rispondere come abbiamo fatto i nostri anni 80, con il silenzio e con la preghiera. Era così, perché quando Medjugorje era pieno dalla polizia, il 17 agosto, quando hanno arrestato padre Ioso, volevano fermare tutto. Invece un soldato con un fucile, con un cane armato, è venuto qua, ha trovato una donna con rosario in mano e non poteva fare la guerra contro. Io credo che oggi dobbiamo, come ha detto la Madonna in alcuni messaggi, voi parlate troppo, E pregate pregate poco, poco, e così pregate che anche poco. noi dobbiamo rispondere sempre con la preghiera. Lasciare così. Medjugorje Lasciare in questa sarà maniera. attaccato. È attaccato, è una cosa. Com'è sono stati poi, avete capito che Sì. anche a lui, che lì è stato attaccato perché è una Comunque, cosa più ma sì, ma grande. io non ho paura, perché mi Assolutamente. ricordo che Ivanka Vegente sempre racconta quando sono saliti i Vegente prima volta sulla colina, quando erano inginocchiati davanti a lei. Cari miei angeli, non avere paura, io sarò con voi, io vi proteggo. Io credo che questo vale anche per la nostra parrocchia, ma vale anche Assolutamente. per le vostre famiglie, per quello. Basta che siamo uniti in preghiera e tutto va bene, non E dobbiamo avere tutto va paura, bene, non bisogna senza avere. paura. Ecco, esatto, tanti pellegrini, tante persone, no? C'è la situazione dei 10 segreti, che ansia, chissà cosa. E io ho sentito tante volte la Miriana quello che dice, no? Che non bisogna avere più chi ha Ma fede. certo. Non. Miriana ha scelto un sacerdote Sì. per. Ecco, ci puoi raccontare solo brevemente, no, logicamente i segreti sono segreti, ma quello che a Miriana le è stato dato. Ma io dico che noi a Medjugorje no, qua non si parla tanto dei segreti, Ah, bellissimo. perché vivere giorno e figli a casa, se devo pensare che cosa dare loro a mangiare tra un anno, già muoio. Allora quando si vive giorno per giorno si va avanti. La Ecco. Madonna ha deciso e ha dato 10 segreti ai veggenti, ognuno di loro ha detto: vorrei spiegarvi di più i segreti, ha detto a noi, ma non posso perché il Signore già vi ha dato tante grazie, ma ha detto finché sono con voi, finché ci sono apparizioni ancora, è tempo della grazia. È tempo della Della grazia. grazia, per quello non dobbiamo essere curiosi di sapere quando, cosa. Io ho il tempo della grazia. È il tempo che Per abbiamo a quello, disposizione. siccome la Madonna ha deciso, tramite Miriana, lei dovrà scegliere un sacerdote che dovrà dire tutto il mondo, tutti noi 3 giorni prima sapremo che cosa accade e dove accade, perché la Madonna ha deciso così, capiremo quando accade Quando questo. succede? Così per ogni segreto, si sanno alcune cose. Io quando parlo con i veggenti cerco di tirare qualcosa fuori, ma non dicono mai Non nulla, tiri fuori, no. ci ha provato anche padre Livio. Sì, comunque si sa Collina dove della c'è la Torre. statua, Ah, lì dove dove c'è c'è la. la Ok, statua, così hanno detto così hanno detto, almeno, e certo. sarà una cosa che rimarrà per sempre e sarà una conferma che queste apparizioni sono vere. Per cui un'unità qua Sì, in e sarà Medjugorje. come loro hanno detto, penso che tutti sanno la data. E hanno visto nella visione che cosa sarà e tutto quello che possono dire a noi, che è una cosa molto bella. Ecco, un'altra cosa, Michele, secondo te o dagli amici, dei veggenti, dei ragazzi, come mai scelto proprio Medjugorje, c'è cioè un villaggio che non c'era neanche sulla cartina geografica? No, Siete gelosi, sì. no, anche noi l'abbiamo avuta, ma non l'abbiamo accolta e se n'è andata. Forse ho fatto la domanda alla Madonna perché hai scelto Medjugorje in primi giorni e la Madonna ha risposto.
Ha perché ho risposto. trovato forte fede. Ho trovato Ecco, si fonte deve fede. capire la storia di questo popolo qua. Per quattro Certo. secoli era ottomano-turco, cioè vivere sotto turchi non era facile. La tenere la fede cattolica, invece la gente è rimasta cattolica, ringraziando ai francescani che sono rimasti come zii nascosti nel popolo e hanno tenuto la fede per quattro secoli. Non hanno tradito Gesù. Oggi quello che si dice è moda di dire in Italia, sono credenti. Meglio che Allora, sono. qua era sempre No. la sofferenza. Dopo 70 anni era Jugoslavia unita, era comunismo, sempre la fede era attaccata, la gente è rimasta cattolica. E ha Tanti hanno continuato scelto, ha continuato, tanti hanno scelto andare in Germania, lavorare per lì, mandare i lavorare. soldi qua e non diventare comunista, ateo. Perché non parlo della politica, di No, quello che certo. è stata dittatura. Allora se vuoi iscriverti come comunista, non puoi più andare in chiesa. Era vietato. Neanche battezzare i figli. C'era una cosa Però se non rigida. eri tesserato avevi delle piccole conseguenze, cioè magari non potevi No. accedere a delle cose dello Stato, No, no, oppure non avevi lavoro, non ti ah, dai non avevi lavoro, lavoro, il ah, credito, niente, cioè lavoro. proprio No, un po' come in Italia da noi adesso, comunismo, io dico in scherzando, Italia un attimino la comunque, mentalità, adesso c'è un altro pericolo, dico sempre, c'è il ecco, materialismo, che dobbiamo materialismo. stare attenti, perché sempre la fede che i miei nonni hanno trasmesso a me, io devo trasmettere ai miei figli. Perciò pregate con i vostri figli quando sono piccoli, un giorno, se si allontanano dalla chiesa, ritornano sempre. Quando sono piccoli non ritornano mai. Per questo credo che la nostra responsabilità è quella di trasmettere la fede a loro. Non dare 5 alberghi, lo fai invalido un figlio tuo. E con la Certo, fede si riesce a ottenere tutto. tu con i tuoi figli, i tuoi ragazzi in casa tua si prega. Ci sono sei. Sei figli. Sei figli e sì, si riesce. Credo che noi dobbiamo fare buon esempio ai nostri figli, se no è utile. Perché quello che i figli vedono dai genitori Lo fanno, diventano. sì. E questo noi purtroppo è un grande problema che abbiamo. Io ti parlo dell'Italia, perché appunto, come dici tu, no, è una fede ormai di tradizione. Non viene trasmessa quella fede viva, cioè quell'innamorarsi di Gesù, della messa, della Madonna, e allora anche i ragazzi si perdono molto prima, 14-15 anni, no? Quando diventa un po' giovane, magari si stacca un po' dalla chiesa, invece da noi proprio anche i bambini di 3-4 anni non vengono più portati, è un po' un momento così, però Ce la facciamo, ce la preghiamo per facciamo, l'Italia, ce la ce la facciamo, dai. facciamo, cioè sicuramente Sì. sì. Un'ultima cosa che poi so che devi scappare, ti volevo chiedere per l'appunto di adesso nella parrocchia di adesso abbiamo un grande sacerdote, secondo me, che è Padre Marinco. Sì. Ecco, Padre Marinco, so che è anche lui un sacerdote del luogo. Due parole sul sacerdote Ma lui, perché è sì, da noi nella parrocchia sempre sono stati francescani. Il padre Marico è nato qua vicino a Medjugorje. I primi giorni era sulla collina come noi e anche so tu lo che conoscevi, l'avevi visto? lo conoscevo perché sua sorella è la sua collina. Sulla sua Come, vocazione, proprio un medjugorjano è ecco, nata. è una cosa strana, come tanti mi fanno la domanda, come mai i veggenti non sono andati in convento? Io dico, si vede che il Signore ha scelto laici. Di trasmettere quei messaggi che voleva dare a noi, ma si sa che sono più di. Parlato che non si sono consacrati, ma che sono tutti sposati con famiglia e proprio la Sì, famiglia è è attaccata in una incredibile. Sì, sì, maniera sì, violenta, no? sì. Sì, sì, sì. Stiamo vedendo Sì. omosessuali in Italia è fastidio che c'è in piedi della bocca, ma sembra proprio che benissimo. E l'ultima cosa per l'appunto, stavamo parlando delle famiglie e probabilmente Io capisco anche adesso, diciamo, siamo a casa di Maria. certo. Dal 1984 la mamma mandava il messaggio per la parrocchia e per tutto il mondo, trasmettere i messaggi della Madonna. Lei per l'obbedienza non poteva neanche Non dirlo, poteva invece sì, dirlo. come laica riesce anche a trasmetterlo a noi, forse anche per quello. Comunque noi forse facciamo troppi per. Pochettino di Sì. domande perché ho piacere a tutti gli amici e sono già stati, molti di questi amici sono già stati a Međugorje, per cui conoscono qua, abbiamo tantissimi saluti che adesso che Michele va via perché ha i suoi impegni giustamente, per cui lo ringraziamo già di questo tempo che ci ha dato, ma proprio come è Michele, chi lo conosce sa che è una persona così, è umile, è un padre di famiglia e si dà quando può dare. L'ultima cosa e poi ti saluto. Il gruppo di preghiera che è nato, tu facevi lì abbiamo un mondo che si apre, magari faremo poi un'altra Sì, diretta sì, sì, fra sì. un po' di tempo. Comunque era la scuola della preghiera e ho visto che la Madonna non chiedeva le cose grandi a noi, le semplici.
comincia la giornata con la preghiera. Cioè, molto semplice, per quello dico io, anche adesso faccio la guida, porto i pellegrini e c'è sempre quando vedo che c'è fanatismo lo blocco perché c'è e Certo, deve essere semplice. così. Anche se la Madonna appare a 35 anni, sempre porta Gesù. Ecco. In chiesa, infatti, mi sembra che in un messaggio la Madonna abbia detto: se dovete scegliere fra un'apparizione e la Santa Messa, Andate a Santa Messa, sì. andate alla Santa Messa. Ecco, L'ideale questo sarebbe essere durante l'apparizione, dopo andare a devo Santa fare Messa, Santa dai. Messa. Questo Sennò qua è non la è. cosa ideale. Maria è sicuramente a fianco a noi. Sappiamo che noi, per la sua intercessione, ci presenta a suo figlio. Ma Gesù a sua mamma non può negare Ma niente, per certo, cui noi. il messaggio che lei ha detto, se sapete quanto vi amo, piangereste della gioia. Un giorno quando capiremo cosa lei voleva dire. Perfetto. Io devo andare perché anche domani porto la famiglia in Italia, così Bene, chiedo anche la preghiera a tutti voi a tutti per un buon quanti, viaggio, speriamo certo, bene. accompagneremo con la Ecco, preghiera e. la cosa importante è che rimaniamo uniti in preghiera, questa è la cosa principale. Vi saluto Benissimo. tutti e uniti Grazie Michele, tutti. allora ti Grazie ringrazio a noi, ci vediamo presto a te. Va bene. sicuramente. Ciao, Ciao grazie ciao. Michele, buona serata e Bene. grazie. Benissimo, cari fratelli e sorelle, abbiamo avuto questo grande dono di un testimone del tempo. Abbiamo avuto proprio un ragazzo che l'ha visto con i suoi che stava succedendo, quello che stava accadendo. Io so che la connessione è un po' debole, ma poi la registrazione che viene praticamente tutta continua. Perché non è dirette, ma semplicemente si disconnette leggermente. Per cui adesso io volevo solo ringraziare tutti gli amici da Niccolò Marino, Mirko De Carli, Giuseppe Foccone, buona diretta, Emanuele Bruni, Paolo Bonaiuto, Lucia Tralongo, Niccolò Marino, Gabriele Pilla, Michele Qualcuto. No, non ha avuto nessun segno, i segni della conversione del. Sicuramente avrà visto qualcosa. Parlava proprio che il Medjugorje, ecco, purtroppo continua a staccarsi e poi comunque in diretta. Ciao Alberto, Nino Iraci, Angela Ciccone, la saluto, Marcella Marocchini, Michele Massimiliano Capilli, un abbraccio, affidiamoci tutti per il manto della Madonna. Siamo con la Maria che è lei all'apparizione, per cui abbiamo messo generale sotto il manto di Maria, mettiamo praticamente tutto il popolo della famiglia. Mettiamo tutto sotto il manto di Maria, Grambiella. Bene, Mauri Zorzi, grazie, Mauro Fasano, Marilena Lubes e tanti altri amici. Domani sicuramente trasmetteremo da un'altra, dove cerchiamo di trovare una connessione un po' più forte, ma è abbastanza debole. Comunque il video si vedrà integro nella replica. E continuiamo, popolo della famiglia, a pregare, perché solo con la preghiera noi potremo portare i valori del popolo. Che i valori del